ci fu da parte della stampa questa rivoluzione nei confronti dell'allenatore, soprattutto nei confronti della squadra e degli scelte che aveva fatto Berzotto. Parlavano tutti male e quindi anche la gente non sapeva cosa pensare. La polemica su Berzot è abbastanza forte. Eravamo ad Alassi, c'erano questi giornalisti che dicevano cosa partite a fare, tanto tornate a casa subito. Giochiamo meno peggio di altre volte, ma è evidente che ci separano anni luce dalle nazioni calcisticamente più evolute. Nazionale italiana, bilancio amaro e fallimentare della stagione più importante, quella che ha portato a disputare i campionati del mondo di Spagna. Ma non facciamo aspettare troppo Enzo Berzotto. È lui che fa aspettare noi, come al solito. Ma come mai i giocatori italiani non si reggono in piedi? È colpa degli allenatori oppure, come dice Brera, è una ragione atavica? L'unica cosa che ci ha dato molto fastidio è che la critica non rimaneva sotto l'aspetto tecnico, ma è andata oltre. Ma chi è questo Berzotto che ha allenato solo il Prato? Calunnia, è una calunnia, perché è facilmente probabile il contrario. Era un preconcetto. Nel 78 è stata una squadra straordinaria la nostra. Buona parte dei giocatori erano gli stessi. Perché avremmo dovuto essere dei brocchi pazzeschi 4 anni dopo?